Per il TG itinerante del sabato, tappa a Zungoli in Irpinia con Rino Genovese. Circondati da cuori e simboli dell'amore, perché siamo in uno degli 11 comuni campani che possono sventolare la bandiera del club dei borghi più belli d'Italia. Buon pomeriggio dalla meravigliosa Zungoli. Vediamo esattamente dove ci troviamo con la geolocalizzazione al confine tra Irpinia e Puglia, facilmente raggiungibile con l'autostrada Napoli-Bari. Perché questi cuori? Perché Zungoli si prepara a festeggiare sabato prossimo, il 24 giugno, assieme ad altri 100 comuni italiani, la notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Un inno all'amore e alla bellezza delle nostre fantastiche città. Una bellezza che cominciamo a conoscere qui a Zungoli, volando sul meraviglioso Castello Normanno. Fu forse il guerriero normanno Curulo a fondarlo. Qui Giovan Battista Basile, governatore nel 1616, trovò ispirazione per l'Ocunto degli Cunti. Zungoli, la città del Castrum Curuli. Una facciata possente, 30 metri di lunghezza, 14 d'altezza, tipica struttura quadrangolare normanna. Per accedere al castello bisognava superare un particolare filtro, le case pontili. Erano le antiche case medievali costruite su vicoli supporticati, tale da consentire l'accesso al borgo. E allora entriamo nel fascino medievale di Zungoli. Viuzzole acciottolate, scalinate in pietra, la chiesa madre di Santa Maria Assunta, di impianto romanico, il convento e la chiesa di San Francesco, custode della veneratissima Madonna dell'Incoronata, protettrice dei pastori e del prezioso coro ligneo. Portali, archi, come l'arco di via Giudea che divideva l'area ebraica da quella cristiana. Un autentico paese museo. Questa è una classica abitazione del Novecento dove vi abitavano più di 10 persone insieme agli animali. Qui presenta ancora la stanza da letto originaria insieme alla stalla e il soppalco dove venivano adagiati i bimbi d'inverno per tenerli a caldo. Nei vicoli le antiche botteghe. È un'antica osteria del 1920 dove sono stato mantenuto l'originale sia dei tavoli che delle scaffalature, nonché il listino prezzo di quei tempi. Ci si accomoda su antichi sgabelli in pietra, città della memoria ma anche irresistibilmente romantica. Questo è l'angolo del bacio, un vicolo così stretto che per attraversarlo in due si è costretti a baciarsi. E sabato prossimo, il 24 giugno, nell'ambito della Notte dell'Amore, ci sarà anche il Bacio di Mezzanotte, una giornata che inizierà già nel pomeriggio con la terza edizione di Zungoli in moto, ovviamente tutti in rosso. Il rosso, il tema dell'amore, protagonista anche dall'artigianato locale, vedete le signore al lavoro con l'uncinetto, con il punto a croce, ma a Zungoli particolarmente pregiata è la ceramica, la decorazione della ceramica. Alessia e Carlotta ci fanno vedere in diretta appunto questa arte antica che poi si svela in questi prodotti magnifici. Ceramica, artigianato, il cuore, il rosso, l'amore, la storia, ma anche un ambiente straordinario. Partiamo per una passeggiata nei sentieri della transumanza. Immersi in un mare di grano e storia. Qui la via Erculea, ristrutturata da Marco Aurelio, metteva in comunicazione la via Traiana e la via Appia. Zungoli e sullo sfondo Monte Leone, siamo ad un passo dalla Puglia. Intorno a noi la Valle dell'Ufita, la Baronia, qui si intersecavano il Regio Tratturo, le antiche vie della Pastorizia e della Comunicazione. Lungo queste strade transitavano mandrie e greggi, transitava l'economia dell'epoca e la qualità del latte ha trasformato Zungoli nella patria del caciocavallo, una ricchezza gelosamente preservata nelle grotte tufacee di origine romana. Grotte profonde fino a 15 metri, i bizantini le utilizzavano come abitazioni, nei secoli successivi divennero ricoveri per soldati, cantine. La Grotta Nisco è ancora oggi utilizzata per la stagionatura dei caciocavalli podolici e irpini. Cunicoli di tufo e caciocavalli si passeggia nelle viscere di Zungoli tra storia e prodotti tipici.
e nel Palazzo Caputi, antichi frantoi in pietra movimentati dai muli e il granaio, di cui ancora si conservano tutti gli scomparti in legno per il deposito delle granaie, ricordano la ricchezza di una terra fertilissima. Sentieri di transumanza e trekking, fantastici quelli ricavati sul Monte Molara, a più di 900 metri di altezza. Punti di riferimento per appassionati da tutta la regione. E Leonardo ci fa vedere in diretta la lavorazione di un caciocavallo podolico. Vedete questa meravigliosa pasta filante. Noi siamo proprio nella patria del caciocavallo podolico. È il frutto di tecniche di lavorazione artigianali secolari. Il caciocavallo podolico ha un sapore antico, squisito, dato che i nostri pascoli sono pascoli naturali. Perché si chiama podolico? Podolico deriva dal greco podos, camminare. Queste vacche sono sempre transumanti dal 1 gennaio al 31 dicembre. Altro collegato all'antico mito del toro, da cui nasce il mito d'Europa. Non solo caciocavalli podolici, vedete anche prodotti pecorini che abbiamo visto stagionare nelle grotte. Le elaborazioni sono tantissime, ad esempio il famosissimo caciocavallo impiccato, terra anche di prestigiosi prodotti legati ai salumi. E poi l'olio, noi siamo nella terra di un olio straordinario. Sì, in effetti siamo nel cuore della DOP Irpinia Colline dell'Ufita. E la cultiva regina è senza dubbio l'aravece, che qui, vista la notevole altitudine, riusciamo a coltivare anche seguendo i dettami dell'agricoltura biologica. E vedete quanti premi ha vinto l'olio di Zungoli. Palloncini rossi e pasta in casa, siamo al tavolo dei piatti tipici, che oggi vede anche una bella torta col numero 200, perché Zungoli è il 200° comune visitato dal TG itinerante. Ma quali sono i piatti tipici di Zungoli? Ce ne sono tantissimi, però oggi vi presentiamo i maccaroni giotto e fasuli, denominati così per il loro spessore, e panuquot con broccoli saltati in olio ravece e peperoni cruschi. Signor Sindaco, Zungoli, punto di riferimento nazionale del turismo. Effettivamente stiamo portando avanti da un paio d'anni queste politiche di sviluppo turistico tra transumanza, francigena, azioni rivolte al centro storico e poi una rete di borghi. Stiamo cercando di metterci a tutti perché questo territorio, il centro-sud, possa ritrovarsi in uno sviluppo turistico di livello nazionale. E questo paese in particolare andrà nella direzione che un po' tutti quanti abbiamo da tempo auspicato, cioè essere un borgo vivo da una parte, perché dovrà riaprire le porte quelle chiuse, dovrà essere un borgo museo, perché dovrà mostrare quelle che sono le bellezze di un passato attraverso le botteghe, le attività che un tempo questo paese, in questo territorio, si svolgevano. Quale migliore occasione per visitare Zungoli che sabato prossimo 24 giugno per la grande notte romantica dei borghi più belli d'Italia. Da Piazza Castello è tutto, linea allo studio.